Bentornati sul canale della Fata Tuttofare. In questo video tutorial andremo a realizzare una borsa di cui vi ho dato qualche anteprima durante le ultime dirette tenute sia sul canale che su Instagram. Infatti vi avevo mostrato questo punto di lavorazione che a breve sarà protagonista di un capo di abbigliamento e per farvi intanto vedere la lavorazione in tondo ho approfittato per realizzare questa tote bag davvero semplice e molto particolare. Infatti l'effetto 3D di questo lavoro a losanghe è davvero molto molto d'effetto. I passaggi da realizzare sono davvero molto semplici, dunque non ci resta che dare subito un'occhiata all'occorrente. Vediamo dunque cosa occorre. Partiamo da un fondo 30x10 nel colore grigio. Andremo poi a prendere due rocche di filato. Io ho scelto lo skinny nella variante argento che lavoreremo con l'uncinetto numero 3. Ho preso poi dei manici in bambù e una novità. Quella che vedete appunto è già una fodera realizzata in feltro, semplicissima da applicare per rifinire al meglio i nostri progetti borsa. Ho poi aggiunto un portachiavi per borse. Per quanto riguarda la preparazione del fondo, andremo a lavorare due maglie basse per ogni foro disponibile sul lato lungo, mentre sui lati corti andremo a lavorare tre maglie basse. Ovviamente la preparazione del fondo cambierà in base allo spessore del filato, lo skinny tra i cordini, il più sottile, quindi si è resa necessaria la lavorazione di tre maglie basse per ogni foro presente sul lato corto, mentre ne ho poi lavorati due sui lati lunghi. Dovete sempre regolarvi con la tensione del filo. Quando cioè vedete che si crea dello spazio tra un punto e l'altro, vuol dire che mancano delle maglie, quindi vanno inserite. Quindi il criterio per preparare il fondo cambierà in base allo spessore dei filati utilizzati. Quindi vado a lavorare nell'ultimo foro sempre tre punti, quindi a cavallo per bene l'angolo e mi porto sul lato lungo. Nel lato lungo andrò a lavorare sempre due maglie basse per ciascun foro, quindi di nuovo nel lato corto ne andremo a lavorare tre, quindi sono tre maglie basse lavorate nei fori del lato corto e due maglie basse lavorate nei fori del lato lungo. Terminato il primo giro, iniziamo il secondo lavorando una maglia bassa per ciascun punto sottostante. In questo giro andremo ad inserire anche degli aumenti, sia sui lati corti che sui lati lunghi. Infatti sarà necessario aumentare nelle maglie dell'angolo e poi anche sul lato lungo. Andiamo a raggiungere le tre maglie basse che abbiamo lavorato nel foro dell'angolo, vedete? E su ciascuna di queste tre maglie lavoriamo un aumento. Quindi due maglie basse per ciascun punto sottostante. Quindi da 3 maglie passiamo a 6. Ho Una volta lavorato l'aumento nel primo angolo, procediamo sul lato lungo. Anche sul lato lungo sarà necessario aumentare. Aumenteremo all'incirca ogni 4 maglie basse. Come sempre, dobbiamo regolarci con la tensione del filo. Quando vediamo cioè che tra un punto e l'altro si genera una distanza importante, allora vuol dire che dobbiamo caricare delle maglie in più. Quindi, come vedete, l'angolo è venuto perfetto, il lavoro cioè non si deve chiudere, quindi possiamo andare a lavorare sul lato lungo. Procediamo sempre punto su punto e ogni 4-5 maglie andiamo ad inserire un aumento, vi renderete conto in base anche alla tensione stessa che voi riuscite a dare al filato. Tenete presente che ogni 4-5 maglie si creerà quel pochino di tensione, quindi è opportuno inserire un aumento, quindi lavorare due volte nello stesso punto di base. Quindi gli aumenti in questo giro andranno realizzati negli angoli, come avete visto, mentre sui lati lunghi vi regolate a seconda della tensione del filo. Ogni 4 maglie io vado ad inserire un aumento. In questo modo, come vedete, la distanza tra un punto e l'altro è equidistante.
e quindi non c'è dello spazio tra un punto basso e l'altro. Quindi procediamo andando ad inserire l'aumento realizzato nel primo angolo anche negli altri tre angoli, mentre sul lato lungo, come detto, procediamo punto su punto e ogni 4 punti circa inseriamo un aumento. Terminato il secondo giro di punti bassi, ho contato un totale di 160 maglie. In questo lavoro è importante avere il multiplo di 10, quindi se nel giro dei punti bassi non avete ottenuto questo multiplo, niente paura. Adesso andiamo ad avviare un altro giro, ma a maglia alta, quindi potremo eventualmente inserire i punti mancanti. Avendo già 160 maglie, io mi sono limitata a lavorare un punto alto per ciascun punto basso sottostante. Quindi, come vedete, il lavoro è ben disteso e non ha cominciato a chiudersi. Se nel secondo giro di punti bassi non avete il multiplo di 10, niente paura. Quando lavorate il primo giro di punti alti, potete inserire le maglie mancanti. L'importante è alla fine avere il multiplo che serve. Adesso iniziamo la lavorazione vera e propria, che sarà un'alternanza di punti alti a rilievo davanti e punti alti a rilievo dietro. Iniziamo lavorando una sequenza di 9 maglie alte a rilievo davanti. Una volta che avrete inserito i vostri punti, mi raccomando, contate con attenzione di avere 9 maglie alte a rilievo davanti. La decima maglia, quindi quella che serve per completare il nostro multiplo, dovrà essere lavorata a rilievo dietro. Quindi lavoro il decimo punto a rilievo dietro, quindi ricomincio. Lavorando di nuovo 9 maglie alte a rilievo davanti più una a rilievo dietro, quindi in tutto questo primo giro non dobbiamo fare altro che rispettare questa sequenza. A rilievo davanti, una a rilievo dietro per tutto il giro. Fatte le vostre maglie, non dovete fare altro che aggiungere il punto a rilievo dietro e procedere in questo modo fino a completare tutto quanto questo primo giro. A partire dal secondo giro, quindi noi abbiamo lavorato una sequenza di 9 maglie più una a rilievo dietro, quindi 9 maglie alte a rilievo davanti, una a rilievo dietro. Per iniziare il nostro lavoro, cosa facciamo? Dobbiamo mangiare in questo giro 2 maglie a rilievo davanti, una all'inizio e una alla fine, e aumentare il numero di punti a rilievo dietro. Allora, noi abbiamo un solo punto a rilievo dietro tra le maglie a rilievo davanti, vedete, ne contate 9 più una a rilievo dietro. Adesso le maglie a rilievo dietro devono diventare 3. Quindi sul punto di chiusura andiamo a lavorare il punto a rilievo dietro e andiamo a lavorare sia la maglia precedente che la maglia successiva. Lo vediamo meglio nell'altro punto a rilievo dietro perché questo ovviamente è il punto di inizio, dunque è sempre un pochino più complicato spiegare qui la sequenza dei punti. Quindi le maglie a rilievo davanti, dovendoci mangiare una maglia all'inizio e una alla fine, da 9 diventano 7. Quindi se nel giro precedente noi avevamo 9 maglie a rilievo davanti e una a rilievo dietro, nel giro numero 2 invece
Abbiamo 7 maglie alte a rilievo davanti e 3 a rilievo dietro. Quindi, mentre diminuiamo le maglie a rilievo davanti, vanno ad aumentare quelle a rilievo dietro. E questo sarà il meccanismo che andrà poi a dare luogo appunto al nostro disegno. Vedete? Adesso abbiamo punto a rilievo davanti, punto a rilievo dietro, punto a rilievo davanti. Lavoriamo 3 maglie a rilievo dietro, quindi prendiamo l'ultimo punto a rilievo davanti del blocco precedente e lavoriamo a rilievo dietro. Lavoriamo a rilievo dietro quella che era la maglia di separazione del giro precedente e lavoriamo a rilievo dietro anche il primo punto alto del blocco seguente per un totale di 3. Vedete? Da una siamo passate a 3 maglie alte a rilievo dietro. Quindi lavoreremo 7 maglie alte a rilievo davanti e poi di nuovo 3 a rilievo dietro. Quindi contiamo insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa è la nostra ultima maglia alta a rilievo davanti. Vedete? Adesso avete un'ultima maglia a rilievo davanti, quella a rilievo dietro e un'altra a rilievo davanti. Farete 3 punti alti a rilievo dietro. Quindi ci andiamo a mangiare la prima e l'ultima maglia alta a rilievo davanti del blocco sottostante. Le maglie erano 9, mangiando la prima e l'ultima, da 9 passiamo a 7. Quindi le maglie a rilievo dietro da una passano a 3. E questo sarà il modo di procedere per questo secondo giro. Terminato il quale, chiudiamo sempre con una maglia bassissima, cominciamo a vedere che è cambiata appunto la sequenza delle maglie. Adesso le maglie a rilievo davanti sono 7, nel giro precedente erano 9. Continuiamo quindi a togliere delle maglie a rilievo davanti e ad aumentare quelle a rilievo dietro. Quindi in questo giro i punti alti a rilievo davanti saranno 5 e saranno 5 anche le maglie a rilievo dietro. Quindi ci dobbiamo sempre mangiare il primo e l'ultimo punto alto a rilievo davanti del blocco precedente. Così facendo, i punti a rilievo davanti restano 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi l'ultima maglia alta a rilievo davanti che ci resta, andremo a lavorarla al rilievo dietro. Quindi contate 5 maglie a rilievo davanti. Adesso iniziamo a lavorare anche quelle a rilievo dietro. Quindi prendiamo l'ultimo punto a rilievo davanti disponibile, lo lavoriamo a rilievo dietro. Lavoriamo a rilievo dietro le 3 maglie a rilievo dietro del giro precedente. Quindi una, due, e 3 e poi lavoriamo a rilievo dietro anche il primo punto a rilievo davanti del blocco sottostante. Quindi ci mangiamo, vedete, la prima maglia alta a rilievo davanti di questo blocco di 7. Mangiando la prima, mangiando l'ultima, da 7 passiamo a 5. Quindi per tutto quanto questo giro non dovrete fare altro che fare 5 punti a rilievo davanti, 5 punti a rilievo dietro.
Completato anche questo giro, procediamo con questo metodo. Continuiamo a mangiare la prima e l'ultima maglia a rilievo davanti del blocco sottostante, quindi da 5 punti arriveremo ad averne 3. Quindi aumenteremo invece il numero di punti a rilievo che diventeranno da 5-7. Quindi in questo giro avremo 3 punti alti a rilievo davanti e 7 punti alti a rilievo dietro. Ricordatevi che il numero dei punti è sempre dispari. Quindi lavoriamo 3 maglie alte a rilievo davanti, questa è la terza, quindi lavoriamo 7 punti alti a rilievo dietro. Sarebbero i punti a rilievo dietro del giro precedente più 2 maglie che aggiungiamo in questo giro. Quindi così facendo cosa succede? Il primo rombo che noi abbiamo formato, che era costituito dalle maglie a rilievo davanti, si comincia a chiudere mentre si va ad allargare il rombo che è più indietreggiato, quello cioè formato dalle maglie a rilievo dietro. Nel giro successivo torneremo ad avere 9 maglie alte a rilievo dietro, una a rilievo davanti, cioè l'inverso della sequenza con cui abbiamo iniziato il nostro lavoro. Quindi procediamo in questo giro lavorando 3 maglie alte a rilievo davanti e 7 maglie a rilievo dietro. Vedete da soli come cambia il disegno, appunto, la texture dei nostri motivi a rombi. Quindi 3 punti alti a rilievo davanti, 7 punti alti a rilievo dietro per tutto il giro. Continuiamo ancora a scalare il numero dei punti. Se le maglie a rilievo davanti erano 3, dovendo togliere la prima e l'ultima, ne resta una sola. Quindi in questo giro cosa faremo? Lavoreremo 9 maglie alte a rilievo dietro ed una a rilievo davanti, l'opposto di quello che abbiamo fatto in partenza. Quindi comincio con le maglie a rilievo dietro. La prima fatela senza gettato, che è più facile da prendere. Lavorate su tutte le maglie a rilievo dietro, più una che prenderete, vedete, sulle maglie a rilievo davanti. Quindi lavoreremo una maglia a rilievo davanti e poi continuiamo con le maglie a rilievo dietro. Quindi per tutto questo giro lavorerete un punto a rilievo davanti, 9 punti a rilievo dietro. Di giri come questi ne dovrete fare due. Quindi, quando avrete terminato questo giro, anche nel successivo ripeterete 9 maglie a rilievo dietro ed una a rilievo davanti. Fatti questi due giri uguali, andremo poi ad invertire le nostre maglie. Quindi andremo a chiudere il rombo costituito dalle maglie a rilievo dietro e andremo ad allargare il rombo costituito dai punti a rilievo davanti. È un gioco molto divertente e semplice che ci regala una texture davvero meravigliosa. A questo punto, terminati i due giri uguali dove abbiamo lavorato un punto a rilievo davanti e 9 a rilievo dietro, rinvertiamo di nuovo la tendenza, quindi andiamo ad allargare il rombo formato dalle maglie a rilievo davanti. Per fare questo lavoro, cosa facciamo? Ci mangiamo le maglie a rilievo dietro del giro sottostante, quindi chiudiamo un rombo e ne cominciamo ad allargare un altro. Quindi dobbiamo lavorare a rilievo davanti, la maglia che è già a rilievo davanti più la maglia prima e la maglia dopo. Quindi cosa succede? Che avremo 3 punti alti a rilievo davanti, 3 e ne avremo 7 a rilievo dietro. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. L'ultima maglia a rilievo dietro
la lavoreremo al rilievo davanti. Vedete, il rombo si comincia a restringere mentre l'altro si comincia ad allargare. Quindi l'ultimo punto a rilievo dietro lo lavoriamo a rilievo davanti, lavoriamo a rilievo davanti la maglia che già si presenta a rilievo davanti e lavoriamo a rilievo davanti la prima maglia a rilievo dietro successiva. Quindi otteniamo 3 punti a rilievo davanti e quindi ne avremo poi 7 a rilievo dietro. Come vedete, il nostro disegno comincia a prendere forma, si chiude un rombo e se ne allarga un altro. Dunque, tutto quello che dovrete fare per portare avanti il nostro lavoro è questo: iniziare con 9 maglie a rilievo davanti e una a rilievo dietro e in ogni giro successivo ridurre il numero dei punti a rilievo davanti che da 9 passano a 7, poi 5, poi 3, poi 1 ed aumentare gradualmente il numero dei punti a rilievo dietro. Quando arrivate ad avere 9 punti a rilievo dietro ed una a rilievo davanti, fate 2 giri uguali e poi invertite, riaumentate il numero di punti a rilievo davanti e diminuite quelli a rilievo dietro. La sequenza è sempre la stessa: 9, 7, 5, 3, 1. Ripetete poi lo stesso giro e ricominciate. In questo modo otterrete questa meravigliosa texture che tra un attimo vedremo completa. Questa dunque è la texture che andiamo ad ottenere. Vedrete che lavorarla sarà sempre più semplice man mano che si va a procedere. Infatti partiamo, come avete visto dal fondo, partendo proprio dalle maglie a rilievo davanti, che sono 9 più una a rilievo dietro. Nel secondo giro facciamo 7 punti a rilievo davanti, 3 a rilievo dietro. Nel terzo giro facciamo 5 punti a rilievo davanti, 5 a rilievo dietro. Nel giro seguente i punti a rilievo davanti diventano 3, mentre quelli a rilievo dietro diventano 7. Poi abbiamo in ultimo un punto a rilievo davanti e 9 a rilievo dietro. Questo giro va fatto 2 volte, quindi ripeterete di nuovo un punto a rilievo davanti più 9 a rilievo dietro. A questo punto invertirete la tendenza. Quindi da quell'unica maglia a rilievo davanti ne dovrete ottenere 3. E le maglie a rilievo dietro diventeranno 7. Poi le maglie a rilievo davanti diventeranno 5 e 5 anche quelle a rilievo dietro. Poi passerete, diciamo, le maglie a rilievo davanti a 7, quelle a rilievo dietro diventeranno 3. Poi passerete quelle a rilievo davanti a 9, quelle a rilievo dietro sarà una sola. Fate 2 volte di nuovo questo giro, cioè di 9 punti a rilievo davanti e una a rilievo dietro e ricominciate. Insomma, vedrete che lavorare questa texture è divertentissima. Vedrete poi come cambia invece il lavoro quando vi presenterò invece il progetto abbigliamento, dove lo stesso lavoro invece che fatto in tondo si farà in righe di andata e ritorno. A questo punto veniamo all'altezza della borsa, che misura circa 24 centimetri. Dovete tenere presente che il lavoro tendenzialmente si contrae, quindi di tanto in tanto dovete provare la scocca, cioè la fodera in feltro, e distendere il lavoro all'uncinetto sulla fodera. Infatti, essendo un pochino rigida la fodera, ci aiuterà a dare forma alla nostra borsa. Infatti, quando utilizziamo dei filati sottili, fodere come queste diventano particolarmente comode perché ci consentono di sostituire anche l'indurente, cioè la rete. Quindi inserite la parte in feltro, tirate per bene il lavoro ad uncinetto, fate coincidere i bordi e vedete se il lavoro vi risulta troppo teso, fate qualche giro in più, altrimenti permettete al vostro lavoro ad uncinetto di essere ben disteso. Quindi lo portate, vedete, all'altezza della scocca. Se il lavoro sottostante è bello tirato, siete a posto. Se invece vi sembra che, insomma, arrivate sul bordo a fatica, fate qualche giro in più. Con 24 centimetri io faccio corrispondere perfettamente larghezza e altezza sia della parte lavorata ad uncinetto sia della parte interna, cioè della fodera in feltro. A questo punto dobbiamo andare ad eseguire 2 giri di maglia bassa. Questa ci aiuterà a sollevarci un pochino, ma anche ad irrigidire il bordo della borsa. Tengo la scocca, ma non è indispensabile tenerla, senz'altro vi aiuta a tenere la borsa in piedi, visto che il filato è sottile, quindi non si sostiene alla perfezione. Quindi quando decidete di utilizzare una fodera come questa, fatelo soprattutto quando avete dei filati sottili che da soli non riescono ad avere il sostegno necessario. Quindi vi andrete a togliere il passaggio della rete. In più, avendo una fodera già fatta, praticamente vi evitate tutto il passaggio del taglio e della cucitura della fodera stessa. Quindi intanto eseguiamo 2 giri a maglia bassa.
Terminati i due giri a punto basso, ne vado a fare un terzo, ma in questo giro, solo in questo, andremo a lavorare in costa retro. Quindi vado di nuovo a lavorare un punto per ogni maglia sottostante. Nei due giri di maglie basse, vi dico subito, non ho né aumentato né diminuito, ho semplicemente lavorato punto su punto. In questo giro, che è il terzo, invece vado a lavorare in costa retro. La necessità della lavorazione in costa è quella di permettere al bordo che stiamo lavorando di potersi ripiegare verso la parte interna della fodera. Prima però dobbiamo anche ricordarci di sistemare i manici e lo faremo proprio in questo giro. Lavorati circa 10 cm dalla metà della nostra borsa, vado ad appoggiare i manici e sono andata a posizionare due mollettine rosse per indicare il punto in cui i manici vanno posizionati. Quindi tolgo la prima, visto che mi sono già portata col filo nel primo punto utile. E vado a lavorare sempre in costa retro, ma passando all'interno dell'anellino del manico. Quindi lavoro 4 o 5 punti, sempre in costa retro, includendo, come vedete, l'anellino del manico. Questo ci consentirà di bloccare il manico sulla nostra borsa. Mi raccomando, in questo punto tenete ben tirato il filo e non create dello spazio tra un punto e l'altro, quindi tenete l'asola sull'uncinetto ben tirata. Quando avrete rivestito la parte sottostante dell'anello, quindi avrete lavorato all'incirca 5 punti, andate nel primo punto esterno e continuate la vostra lavorazione a maglia bassa in costa retro. Rimossa la nostra molletta, vado a posizionare anche il secondo manico, quindi entro con l'uncinetto all'interno del gancio e procedo sempre a maglia bassa in costa retro. Lavoro dapprima i punti all'interno dell'anellino e poi procedo sul bordo della borsa. Ovviamente nello stesso modo in cui avete fissato questo manico, fisserete anche l'altro. Una volta che avremo inserito i manici, andremo a terminare questo giro con i punti bassi in costa. Dunque, è nel terzo giro delle maglie basse, dove lavoriamo in costa, che inseriamo i manici. Una volta che avremo terminato questo giro, che è fondamentale, andremo poi a farne altri 4 o 5, sempre a maglia bassa, per ottenere una piccola fascetta. Questa servirà perché possa essere ripiegata verso l'interno della fodera e quindi permetterci poi di cucire, di assemblare perfettamente fodera e borsa. Quindi terminiamo il giro con le maglie basse in costa e procediamo sempre a maglia bassa semplice per altri 4-5 giri. Quando avrete terminato di lavorare questi 4-5 giri, non dovete fare altro che ripiegare il bordo sulla riga delle maglie basse in costa. Vedete, il giro in costa serve proprio per poter piegare più agevolmente questa fascia che verrà ripiegata verso l'interno. Quindi, una volta ottenuta questa fascettina che bloccheremo con le pinzettine, non ci resta che prendere un ago da lana e quindi andare a cucire le due parti. Potete lasciarvi anche direttamente un pezzettino di filo dopo aver chiuso l'ultimo giro a maglia bassa. Vi do un consiglio: per evitare che i punti, diciamo che il filo si possa smagliare, potete prendere l'accendino e sfiammare tutte e due le estremità del filo. Vedete, se voi sfiammate, quindi date giusto un colpetto di accendino, l'estremità del filo sia da una parte che dall'altra, potete eseguire le vostre cuciture molto molto facilmente. Vedete, avevo sfiammato anche l'altra parte. In questo modo potete cucire senza il rischio che il filo si vada a smagliare. A questo punto entrate ed iniziate a cucire. Dovete passare attraverso il foro presente nella parte in feltro, ma aiutatevi casomai con un gancino per tenere fermo il filo di inizio lavoro, tanto poi lo bloccheremo dopo, così non vi viene dietro.
e cominciamo la cucitura vera e propria. Una volta bloccato il filo, visto che abbiamo una certa distanza tra un foro e l'altro, camminiamo sotto un paio di maglie alte, perché non possiamo fare dei punti lunghi, altrimenti si vedrebbero dal dritto e sono brutti da vedere. Quindi camminiamo con un paio di punti sotto le maglie alte, rientriamo nella maglia successiva. Quindi cerchiamo il foro presente nella nostra fodera di feltro e quindi passiamo il filo verso l'interno. Ovviamente il filo si impiglia nelle mollette, ma è normale. Vedete? Ok, quindi controllate sempre e anche all'interno fate la stessa cosa. Passate il filo sotto un paio di punti per potervi portare verso il foro successivo ed evitare che appunto si vedano i tratti della cucitura. Quindi camminando sotto le maglie. Quindi entrate in un punto, vi cercate il forellino presente nella scocca, vedete? Passate attraverso, sbucate dal dritto della borsa, di nuovo tirate bene il filo ovviamente, passate sotto un paio di maglie alte, lo scopo è quello di non rendere visibile la cucitura, quindi di nuovo rientrate in un punto, nel punto successivo vi cercate l'accesso, vedete, potete alzare leggermente il bordo. E ripassate all'interno il vostro filo. Tirate ovviamente, non in modo eccessivo, camminate sempre per un paio di punti anche all'interno, così non lasciate traccia della cucitura. Quindi passate attraverso il foro della fodera e andate verso l'esterno. Camminate sempre con un paio di punti sotto le maglie alte. E procedete in questo modo. Come vedete, la cucitura è molto molto semplice. Tenete ben tirato il filo, ma non tirato in modo eccessivo per non formare delle grinze. Questa è la fodera della vostra borsa. Vedete, una volta che avrete ripiegato il bordino che avete realizzato a maglia bassa, la parte interna della borsa è perfettamente rifinita, mentre l'esterno ha questo effetto jacquard veramente molto particolare. Io ho voluto aggiungere un piccolo accessorio, questo portachiavi in argento, visto che tutta la borsa ha questo colore dominante. La parte interna è molto rifinita, come potete notare, ho messo anche l'etichetta per quello che riguarda la chiusura. Prima di fare la cucitura della fascia a maglia bassa, potete inserire più o meno all'altezza dei manici oppure al centro, se lo preferite, dei semplici bottoni a calamita con le alette, quindi o al centro oppure in concomitanza con i manici, e avrete in questo modo ottenuto anche una chiusura perfetta della vostra borsa. Abbiamo utilizzato il fondo della seconda rocca, vi servirà veramente pochissimo filo, quindi la borsa risulta comoda, risulta ampia, risulta molto capiente e al tempo stesso davvero molto molto leggera. Il nostro progetto termina qui. Vi ricordo che il riepilogo sarà come sempre disponibile nel mio blog www.lafatatuttofare.com. A me non resta che ringraziarvi per avermi seguito e rimandarvi al prossimo video tutorial.